Siamo in Toscana, nella bellissima provincia di Lucca, ma nella ancor più bella Garfagnana. Siamo nello specifico a Fabbriche di Velgemoli e nell'abitato di Fabbriche di Valico. Tutto il borgo respira della storia medievale ed è stato ben mantenuto nel corso dei secoli. Pensate che questi borghi erano abitati da migliaia di persone. Poi arrivano le strade, arrivano l'industria, la gente va via ed ecco che allora delle case che hanno secoli e secoli, case forti come queste, guardate che muri, rimangono abbandonate. E da lì l'idea di fare le case a un euro. Con un euro si può comprare una casa. Noi siamo 700 abitanti circa, divisi in 10 frazioni. Sono stati venduti negli ultimi anni con questo progetto oltre 100 immobili. Di tutte queste persone che sono venute, già ora circa 70 possiamo dire che si sono stabilite qua. Un sogno antico vivere in Italia, una vita molto differente dalla mia realtà di Brasile. Io sono una persona di São Paulo, che è una grande città, una metropoli di 25 milioni di abitanti. Qui è una realtà completamente differente e questa località che è bellissima, io ho comprato una casa, ho trovato una casa. Chi viene qua viene anche per investire. Non viene perché pensa di trovare una casa abitabile a un euro, ma perché sa che fa un ottimo investimento. Questo è il classico esempio di casa a un euro, come si vede oggettivamente messa male. Però il vero vantaggio di questa casa sono i volumi. E acquistare in Toscana a un euro tutto questo terreno edificabile vi dà l'idea del vero vantaggio che c'è con casa a un euro. Il mio figlio sta felice perché può uscire solo con amici in via, in scuola sta bene, già parla un poco di italiano, sì, è rapido, molto bene. Se pensate che noi abbiamo in totale già raggiunto 10 bambini venuti sul territorio comunale, di cui 7 proprio qui a Fabbriche di Valico. E noi sai che cosa abbiamo dato a loro? La chiave della comunità, la chiave del paese, perché sono veramente loro il nostro futuro.